Mister Toscano è un avellino troppo brutto per essere vero.
Sì, ovviamente una non buona partita rispetto alle tre precedenti partite col Cittadella, col Vicenza e con la Pro Vercelli. In B la caratteristica principale è quella della resistenza mentale. Oggi abbiamo calato la tensione perché il Perugia ha meritato di vincere la partita, noi arrivavamo sempre secondi sulla palla, non vincevamo i duelli. Quando ho commesso tanti errori dall'aspetto tecnico, quando fai questa partita è difficile uscire indenni da questo stadio. Mister Bucchi ha detto merito nostro che abbiamo aggredito l'Avellino, e forse l'Avellino proprio già inizialmente aggredito, è andato un po' in paura, un po' intimorito lì dietro. Aggrediti, loro si difendevano e aspettavano di chiuderci le nostre traiettorie e ripartire. Noi abbiamo fatto tanti errori tecnici, tanti errori individuali, soprattutto sui gol. Nei duelli non siamo stati mai capaci di vincere i duelli e mettere in difficoltà il Perugia. Abbiamo fatto qualcosina nel secondo tempo guadagnando un po' di metri, ma non siamo stati mai pericolosi. Ripeto, l'unico mio rammarico è non aver fatto una buona prestazione davanti a tanta gente che è venuta da Avellino. Questo mi dispiace tantissimo, la cosa che mi dispiace di più. Un Avellino che ha pagato anche lo scotto delle tante assenze? Sì, io non parlo mai delle assenze, ma non trovo mai giustificazioni, perché chi va in campo deve sostituire egregiamente chi è assente, però perdere anche dopo 20 minuti a De Magni, l'unico calciatore di fisicità che ti poteva dare un po' di profondità, un po' di pericolosità e un po' di personalità, l'abbiamo perso, e poi sotto i due gol era difficile rimettere in piedi la partita in questo stato. Un pesante passo indietro rispetto al buon pareggio di Vicenza e alla vittoria con la Pro Vercelli. Quello che più ha colpito è la mancanza di reazione, sia dopo il primo che dopo il secondo gol. Sì, ma non siamo rientrati in partita, oggi non siamo mai rientrati in partita, paradossalmente a Verona anche il secondo tempo siamo rimasti in partita fino al 95esimo, oggi ripeto, arrivavamo sempre in ritardo. Secondo me abbiamo mollato un attimino la tensione che avevamo accumulato nelle partite col Cittadella, col Vicenza e con la Pro Vercelli. In questo campionato non te lo puoi permettere. Sarebbe forse un po' fondato il suo timore alla vigilia del fatto che la squadra magari si fosse, tra virgolette, montata la testa per la vittoria sulla Pro Vercelli? Montata no, però quando i giovani non riescono a gestire certe situazioni, inconsciamente un pochettino si perde di vista qual è l'atteggiamento e la voglia che devi mettere in campo per fare la prestazione. Oggi ci è mancato. Ora arrivano altre partite difficilissime, lo sono tutte nel campionato di Serie B, Spezia, Novara e poi Ternana. Ma già da stasera secondo me l'arrabbiatura e la delusione bisogna trasformarla in energia positiva, perché sabato dobbiamo fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico, assolutamente, perché non possiamo essere così brutti come lo siamo stati oggi. Mister, si aspettava un Perugia così? Il Perugia ha fatto sempre delle buone gare, forse è stato sfortunato in altre partite, però è una squadra che è importante, un'organica importante, farà un campionato di vertice sicuramente. William Gedai doveva arrivare a una prova convincente di continuità, invece è arrivata una brutta e pesante sconfitta. Beh, purtroppo sì, un brutto risultato, un passo indietro, e come ho detto ci dispiace, siamo amareggiati, perché nella precedente partita avevamo fatto una grande prestazione anche dal punto di vista dello spirito, ciò che purtroppo secondo me ci è mancato oggi, però come si suol dire, pensiamo alla prossima, c'è poco da fare. Era un problema di gestione delle energie nervose, magari dopo una vittoria ci si era non esaltati, però magari un po' così risollevati, cos'è? Ma guarda, sinceramente darti una spiegazione giusta non te la so dare nemmeno io, perché quando sei lì non è che entri per fare male. Purtroppo il risultato sappiamo che parla da sé, quindi qualcosa sicuramente è mancato, sta a noi analizzare in settimana, vedere cosa. Al di là degli errori difensivi di cui si parla, spesso ne ha parlato anche il mister, la giovinezza può essere un elemento a favore in alcuni momenti, ma anche negativo in altri, cioè non c'è stata reazione né dopo l'1-0 né dopo il 2-0. Ma guarda, diciamo che non voglio parlare di errori di gioventù, perché sbagliano anche gli anziani, capito? Può capitare a chiunque. La settimana scorsa abbiamo fatto bene, non si è parlato né di gioventù così, quindi noi siamo persone che non si aggrappano né alla gioventù né a niente. Ognuno di noi deve migliorare in ciò che, diciamo, nelle lacune che purtroppo ha, quindi come ho detto cerchiamo di migliorarci lì dove bisogna migliorare.
Ascolta, è vero che i sostituti, chi va in campo comunque dà sempre il suo contributo, però perdere anche Erdemagni, un altro attaccante a fine primo tempo, è comunque una mannaiata. Guarda, quest'anno, come detto, non voglio appellarmi alle sfortune, però vedi tutto quello che ci ha capitato, e purtroppo giocatori importanti come Gavazzi, Castaldo, adesso Erdemagni, sono comunque pezzi importanti che, come ho detto, pesano nell'economia della nostra squadra, però come ho detto siamo questi, i sostituti comunque assolutamente sono lì apposta, quindi non voglio neanche parlare di sostituti, siamo tutti una squadra, siamo importanti, quindi ognuno scusate, deve dare il contributo massimo. Bisogna ovviamente non mollare, continuare a lavorare, no, come dici tu. Assolutamente, non bisogna mai mollare, soprattutto nei momenti difficili. Questo diciamo che secondo me le persone, gli sportivi di un certo tipo si vedono in questi momenti, soprattutto nei momenti negativi, quindi sta a noi rialzare la testa e reagire subito dalla prossima partita. Quindi questo ci aiuta anche a gestire meglio le risorse, quindi stiamo crescendo, l'aspetto che mi piace di più di questa partita è stato proprio questo. E poi abbiamo fatto il primo gol su calcio piazzato, abbiamo fatto il primo gol in contropiede, quindi ci sono tanti aspetti molto positivi. Crescita, delle note positive, c'è, se vuoi trovare qualcosa che vorresti vedere ancora? Ma forse chiuderla prima, abbiamo avuto tante situazioni, abbiamo fatto il 3-0 al 38esimo del secondo tempo, secondo me già inizio riprese abbiamo avuto due o tre situazioni che andavano concretizzate, ma insomma siamo stati un po' imprecisi, un po' sfortunati, però e se fossimo riusciti ad andare sul 3-0 credo che la partita sarebbe stata chiusa già da un bel po', però insomma come dicevo ieri, quando si vince insomma si può sicuramente criticare e costruire meglio. Mister, due domande velocissime, con Di Carmine il Perugia ha trovato il bomber e poi Guberti in campo tutta la partita, può dirsi finalmente, definitivamente recuperato? No, non lo dico perché ogni volta che ho detto sono fortunato che sono rientrato è successo qualcosa, quindi Stefano ha fatto una grande partita, l'ho lasciato apposta in campo proprio per dargli minutaggio perché ne aveva bisogno, eravamo un po' stanchi, stavamo concedendo un po' campo e ho preferito togliere Nicastro e lasciare Stefano perché proprio per dargli un po' di minutaggio, insomma, ne aveva bisogno. Di Carmine, insomma, io l'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, quindi per me non è una sorpresa, è una piacevolissima conferma. Oggi ha fatto due gol da attaccante vero, perché nel primo è stato bravissimo a girarsi in un fazzoletto a fare un gran gol, il secondo bravo nello smarcarsi in aria e farsi trovare, quindi ma poi in mezzo ci ha messo tante cose positive, si è fatto trovare come riferimento, come sponda, poi cose meno visibili ma per noi fondamentali, il lavoro che fa sporco sul play avversario, insomma, impedisce anche la manovra degli altri, quindi ripeto, al di là dei due gol che sono importanti per lui, per noi, mi è piaciuta moltissimo l'interpretazione della gara. Non smetterò mai di dirlo ai ragazzi e a me stesso, quello che abbiamo vissuto nelle prime 5 giornate ci ha fatto male e quindi preferiamo vivere delle domeniche così, quindi pensiamo al Cittadella, partita secca. Nella partita secca c'è grandissimo equilibrio, partita difficilissima, speriamo di poterla vincere con merito. Loro arriveranno qua da primi, credo, in classifica, e avendo perso in casa, quindi avranno sicuramente voglia di riscatto. Noi veniamo da una striscia positiva, credo che sarà una bella partita. Ci penseremo da domani, insomma, oggi pensiamo a questa giornata. Non mi piace molto godermela a lungo, però oggi credo che sia giusto così. Mister, si aspettava un Avellino così dimesso? Ieri lei ne ha elogiato la forza offensiva, anche se poi ha perso Erdemagni, però ho troppo poco. Ma credo che siamo stati bravi noi, perché all'inizio quando c'era Erdemagni in campo, sapendo che non avevano grandissima velocità, li abbiamo graditi alti, quindi ci siamo lasciati molto campo alle spalle e la squadra molto corta. E quando poi invece hanno fatto il cambio, avevano giocatori più di gamba che per attaccare la profondità, ci siamo abbassati un pochino, non lasciandogli la profondità e più magari la manovra, sapendo che strutturalmente insomma eravamo più forti, quindi poi stavamo vincendo, quindi anche le ripartenze potevano essere pericolose,
Credo che siamo stati bravi noi, soprattutto i ragazzi, ad interpretare la gara nel migliore dei modi, più che l'Avellino insomma, aver fatto una brutta gara. Con noi Gianluca Di Chiara. Gianluca, un Perugia brillante, pieno di idee, fa secco l'Avellino che a tratti è risultato anche imbarazzante, grazie poi a un Frattali in piena forma, altrimenti il Perugia poteva anche dilagare. Ma non sono d'accordo sul fatto di un Avellino imbarazzante, assolutamente. È un Avellino che comunque sapevamo che era una squadra tosta, siamo partiti subito forte andandoli a prendere alti e siamo riusciti a fare un po' quello che volevamo. Il secondo tempo un po' siamo abbassati, però siamo riusciti a ottenere il massimo risultato chiudendo la partita. Perugia che però ha preso il pallino del gioco sin dall'inizio e non l'ha mai abbandonato. Sì, no, l'avevamo preparata, comunque siamo una squadra che gioca, che prova a giocare. Oggi siamo riusciti particolarmente bene, ma penso e credo soprattutto che si può migliorare ancora. Terzo risultato utile consecutivo e ora arriva il Cittadella. Sì, arriva il Cittadella, adesso per poche ore ci godiamo questa vittoria, però già domani subito al lavoro, subito a darci dentro come stiamo facendo queste, da quando siamo arrivati io e tutti i miei compagni, e sappiamo che Cittadella è una squadra forte, è il primo in classifica e quindi siamo pronti per giocare. Senti, in estate il tuo nome è stato accostato all'Avellino, ci puoi dire se c'è stato qualcosa, un contatto? No, guardi, non ho sentito nessuno, nessuno mi ha chiamato. Voci di mercato. Voci di mercato, sì.